Allora, brevissimamente, benvenuti a conoscere Linux, per chi non ci conosce è la prima volta che viene. Siamo il LUG di Modena, quindi Linux User Group di Modena. Siamo un'associazione, proponiamo corsi, facciamo delle serate di dialogo, comunque dove potersi trovare, parlare di informatica, di sistemi operativi, Linux, open source, eccetera. Promuoviamo l'open source, chiaramente, e il sistema Linux. Per quanto alcuni di noi per lavoro debbano comunque usare Windows. E la serata di stasera è un corso su Git, ma poi ne parlerà meglio Alessandro. Questo corso è in collaborazione con Digital Dreamers, quindi poi vi spiegherà meglio lui di che cosa si tratta, forse. Benissimo. Il corso sarà probabilmente disponibile anche su YouTube tra tempo, quando riuscirò a renderizzarlo. Se siete interessati ad altri corsi, seguiteci sul nostro sito, oppure vi consiglio di iscrivervi alla newsletter, che sicuramente è il punto più aggiornato sui nostri eventi, corsi e attività. I canali social invece non sono così affidabili, quindi non dateci troppo affidamento. Va bene. Dopo l'evento, per chi vuole fermarsi, ci prendiamo una pizza, indicativamente. Quanti rimangono dopo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voi siete per i cavoli vostri. 8, 7, 8, 9. Giusto? Perfetto. Direi che è tutto. Proviamo a fare le chiacchiere ogni martedì. Ogni martedì ci troviamo qui in sede Siete per fare delle tesserati? chiacchiere. Siete tesserati, ovviamente. E, allora, due comunicazioni di servizio. Probabilmente dal prossimo corso non saremo più in quest'aula, ma al piano di sopra, se vi capita di partecipare ai corsi in futuro. Al momento c'è solo il mobilio, dovrebbero arrivare anche i televisori, il proiettore, quello che è, e i computer. E l'altra comunicazione, da questo momento in avanti, per partecipare alle attività è sempre necessaria la testa associativa. Da remoto, negli ultimi mesi, a volte non l'abbiamo richiesta. Da questo momento in poi, cioè dal prossimo corso in poi, per partecipare in presenza o da remoto sarà sempre richiesta la tessera associativa. Tutto qua. Scherzo equivoci è la tessera associativa costa 10 euro a valenza annuale, quindi per tutto l'anno solare, quindi gennaio e dicembre, e permette di accedere a tutte le attività associative. Direi che ho detto anche troppo. Prego. Ok, buonasera, io sono Alessandro Fruzzi, faccio parte dell'associazione Digital Dreamers, di cui qui c'è anche il presidente, che è Alessandro Grandis. E facciamo anche noi, abbiamo obiettivi per certi punti di vista molto simili a quelli di conoscere Linux, quindi promuoviamo l'open source, facciamo corsi di formazione per tutte le età, dall'infanzia fino insomma ai 90 anni e oltre, su vari argomenti, quindi da Arduino a avviamento appunto al coding per bambini anche molto piccoli, Git, che è quello che facciamo oggi, insomma, facciamo un po' di tutto, ecco, legato all'informatica e questo genere di cose, al making. Oggi parliamo di Git, il link che vedete sullo schermo è dove potete trovare le slide che vi mostrerò. Non riusciremo a fare tutto, ma sulle slide c'è molto di più di quello che vedremo oggi. Se ci sono domande di qualunque tipo, se sto dando delle cose per scontato, interrompetemi pure, insomma, chiedete, fate delle domande. Cerco un attimo di calibrare anche la velocità della lezione in base a voi, ecco, quello che mi dite. Allora, veniamo a noi. Che cos'è Git? Spero che l'abbiate tutto installato, sia su Linux che su Windows. Su Windows vedremo che c'è un pacchetto particolare che è Git for Windows, che è proprio Git ripensato un po' per Windows con anche una bash per poterlo usare bene su Windows. Perché Git nasce dal mondo Linux. Na È stato proprio creato da Linus Torvalds, il creatore anche il principale creatore del kernel Linux. Ovviamente tutte queste cose sono creazioni collaborative di tante tante persone, quindi dare credito a una singola persona per certi versi è sbagliato. Git significa un po' quello che si vuole a seconda del proprio umore.
quindi non ha un significato preciso. È una combinazione casuale di tre lettere che non era già presa da altri comandi, oppure in slang un po' britannico significa anche un po' stupido, tonto, qualcosa del genere. Se va tutto bene significa Global Information Tracker. O se va tutto male, significa goddamn idiotic truckload of shit. Che cos'è di fatto Git? Git è un sistema di controllo di versione. Quindi Git vi permette di tenere traccia dei cambiamenti fatti a un progetto nella storia e di mantenere questa storia, di andarla a rivisitare, di vedere delle differenze. L'altra cosa importante che fa Git è che vi permette di lavorare bene su un progetto in parallelo in tante persone. Lo fa tramite una cosa che si chiama branch, che forse spero riusciremo a vedere oggi nel dettaglio. I branch sono semplicemente rami, appunto, di sviluppo indipendenti che poi possono essere riuniti nel ramo di solito principale tramite un processo, appunto, di merging, di unione, di fusione. E questo permette a più persone di lavorare simultaneamente sullo stesso progetto senza pestarsi i piedi, perché poi Git si occupa di riunire le modifiche che hanno fatto al progetto. La prima cosa che ci tengo a evidenziare è che Git non è GitHub e Git non è GitLab. Git è uno strumento free, open source. Adesso vediamo meglio cosa significano questi termini. GitHub e GitLab sono due servizi web che vi permettono di ospitare i vostri progetti che gestite con Git. GitHub è della Microsoft, GitLab è un progetto indipendente. Nessuno dei due è Git. Git è lo strumento, GitHub e GitLab sono in prima battuta, possiamo dire, dei database remoti per i nostri progetti Git, che poi offrono tanti tanti strumenti in più, oltre al semplice a fare da database, appunto da backup per i vostri progetti. Git appunto è un sistema free, se seguite un po' l'open source sapete che ci sono questi due termini. In inglese free ha il doppio significato di libero e gratuito, e quindi per differenziarlo in inglese spesso si dice free as in beer, cioè gratuito come la birra, oppure free as in speech, libero come la parola. Git è entrambe le cose, è sia free che sia libero che gratuito. Piccola nota teorica, perché poi il resto della presentazione sarà molto pratico e vi invito a eseguire comandi, anzi li farò anche io insieme a voi, quindi vi inviterò a eseguire comandi che vediamo durante la presentazione. Un progetto Git, il primo termine tecnico è che un progetto Git si chiama repository. Il repository è il contenitore di tutta la storia del progetto. La storia di un progetto Git si compone di tanti punti, questi con le lettere, A, B, C, D, oppure 1, 2, 3, 4, X, Y, Z. Ognuno di questi è un commit e un filone di storia, quindi tanti commit, tanti insiemi di cambiamenti al progetto che si susseguono nel tempo, sono detti branch, quindi master, release e topic sono branch. Sto introducendo appunto i termini che usa Git per descrivere i suoi componenti principali. Ognuno di questi pallini è un commit, ognuno di questi filoni di commit è detto branch. I branch sono conseguenziali, c'è cioè una sorta di linea del tempo, quindi ogni commit punta al suo genitore, ha una freccia che punta proprio al suo genitore. Quindi ad esempio il commit B viene dopo il commit A, è stato eseguito dopo il commit A. Sono le modifiche che sono state eseguite dopo quelle che sono le modifiche contenute in A. Le modifiche in C vengono eseguite dopo le modifiche in B e così via. Quindi ha una sequenzialità, ecco. Quindi partiamo da A si genera B, da B è stato Lo stato fatto iniziale del 1 e 5. Esatto, lo stato iniziale del progetto è A, poi qualcuno ha fatto delle modifiche, ha portato il progetto allo stato B. Poi qualcun altro ha fatto delle modifiche, ha portato il progetto allo stato C. Nel frattempo, in parallelo, qualcun altro ci ha lavorato e ha fatto delle altre modifiche a partire da B e è andato allo stato 1. Poi ad un certo punto, in E, con il commit E, le storie divergenti,
del branch master e del branch topic, quindi AB12 e ABCD sono state riunite grazie al commit E. E infatti è detto un merge commit perché appunto fa l'unione, la fusione di questi due, di queste due storie che erano diventate parallele. Git funziona completamente offline, non ha un daemon di sistema, non fa nulla se non state esplicitamente chiamando i comandi di Git e permette di lavorare appunto completamente in autonomia, completamente offline. In particolare con Git si lavora in due contesti principali. Inizialmente si lavora in privato, in locale, e i comandi principali per lavorare in locale sono add e commit, che sono i comandi che ci servono appunto per preparare un commit. E poi c'è una seconda fase in cui si condivide il proprio lavoro con gli altri, e i comandi principali sono fetch, pull e push, che sono comandi che ci permettono di ricevere le informazioni dagli altri, se altri hanno lavorato sul nostro progetto, hanno fatto dei cambiamenti, oppure di inviare le nostre. Quindi questo grafico riassume un po' il flusso di lavoro con Git, ma ci torneremo dopo magari quando abbiamo spiegato meglio alcuni di questi termini. Fatto un attimo una nota un po' più tecnica, che secondo me è abbastanza interessante, ma comunque, dato il tempo limitato, forse non c'è tantissimo tempo per approfondirla. L'unica cosa che ci tengo a sottolineare comunque è che i commit, quei pallini che vedevamo prima, sono immutabili e sono identificati da un hash. Sapete che cosa, se parlo di hash, che cos'è? Allora, un hash in questo caso è una stringa esadecimale di 30 caratteri che viene calcolata in base ai contenuti del progetto in quel momento, per semplificare un po' come avviene nella realtà, ma non è del tutto sbagliato. Esatto. Non funziona allo stesso modo, ma il concetto è un po' quello, ecco. Quindi è una stringa esadecimale di 30 caratteri che viene calcolata in base allo stato del progetto in quel momento. Una funzione di hashing è fatta in modo che se cambia anche solo una virgola in un file, l'hash finale che ne scaturisce è molto molto diverso, evidentemente diverso da quello di prima. E quindi se abbiamo, anzi 40 caratteri, scusate, ho detto 30, mi sono sbagliato, se due persone hanno lo stesso commit, sono ragionevolmente sicure di avere lo stesso repository, di avere lo stesso progetto, perché c'è una probabilità infinitesimalmente piccola che si sia generato lo stesso hash da due stati di partenza diversi, ecco. Allora, spero che abbiate fatto l'installazione, insomma, in autonomia. Nel caso, io vi insegno Git da linea di comando, non tramite un tool, ci sono vari tool per usarlo, alcuni sono anche molto belli, alcuni li uso anch'io, però vi invito sempre le persone a cominciare a usare Git da linea di comando, perché è pensato così, e perché se insegnassi un tool particolare, vi insegnerei quel tool lì, e nel momento in cui andate a cambiare, può esserci molta difficoltà a cambiare appunto su un altro strumento che sottoutilizza Git. Se invece capite come si usa Git da linea di comando, parte che la linea di comando c'è dappertutto, e poi capite anche bene i bottoni magari di un'interfaccia grafica a che comando corrispondono, cosa stanno davvero facendo dietro le quinte. Ecco. Git si può installare appunto su Linux, dovrebbe essere disponibile su qualsiasi distribuzione di qualunque tipo. Per quanto riguarda Windows, come accennavo prima, c'è un pacchetto particolare, Git for Windows, che fornisce, oltre all'installazione di Git, anche una bash, un emulatore di bash da utilizzare su Windows. Se siete su Windows, vi consiglio di usare Git Bash, perché io userò ZSH, insomma, quindi i comandi saranno molto più simili. Se non, proprio non volete usare Git Bash, vi consiglio di usare PowerShell. Alcuni comandi potrebbero essere un po' diversi, anche se PowerShell prende il 90% dei comandi anche di Linux e li esegue in maniera simile, non proprio uguale, ma simile. Fornisce anche un'interfaccia grafica, ma è altamente sconsigliata, proprio da evitare.
Invece una cosa carina è che si integra con Explorer di Windows, quindi potete fare, ad esempio, clic destro su una cartella e aprire Git Bash direttamente in quella cartella lì, e quello può essere comodo se non volete navigare verso una cartella con CD. Ok, iniziamo per davvero. Quindi vi chiedo di aprire un terminale, lo faccio anche io. Siamo qui. E per prima cosa, Git tiene traccia di alcune configurazioni che dobbiamo fare. Git tiene traccia delle configurazioni a tre livelli. Un livello locale, che significa per questo progetto su cui sto lavorando in quel momento, un livello globale, che significa per il mio utente, e a livello di sistema, che significa per tutti gli utilizzatori della macchina. Di solito si lavora a livello globale e poi magari si fanno delle modifiche su quello locale se devo avere delle impostazioni diverse per il progetto specifico. E qua vedete anche dove sono memorizzate queste informazioni. Essendo che è un progetto Linux, su Linux tutto è un file, tutto è leggibile, tutto è editabile, e quindi sono semplicemente dei file di testo estremamente leggibili in cui sono memorizzate queste informazioni qui. Il comando per impostare delle configurazioni è git config meno meno il livello a cui volete operare, quindi meno meno global o meno meno local, poi il parametro da settare e il valore a cui settarlo. Vediamo subito un esempio, perché vi chiedo di impostare il vostro nome e la vostra email. Git utilizza queste cose, non manda email a nessuno, però utilizza queste cose per identificare l'autore di alcuni cambiamenti. Quindi con questi comandi, git config meno meno global, username, vostro nome e cognome, git config meno meno global, user email, la vostra email, può essere anche un'email fittizia, non deve essere necessariamente un'email reale, grazie a questi parametri, git identifica chi è che sta apportando dei cambiamenti a un progetto. Finché si lavora in locale fa anche lo stesso, ma capite che se si lavora in team è molto utile, e su progetti condivisi, su progetti pubblici, magari si può rintracciare chi è che ha fatto quel cambiamento, perché è così. Git config meno meno list, invece, vi permette di vedere tutte le impostazioni che avete settato. Quindi, git config, adesso vedrete un po' le mie impostazioni. Io ne ho un certo numero, però vedete che ho un nome, un'email, una chiave per firmare crittograficamente i miei commit, degli alias e così via. Insomma, ho tutta una serie di cose impostate. Ditemi se ci siete. Non dovrebbero esserci problemi, però insomma. Allora, piccola nota, visto che credo che abbiamo comunque alcuni utilizzatori di Windows. Windows e i sistemi Unix rappresentano il fine linea di un file di testo in maniera diversa, proprio a livello molto, molto basso. Questi non sono caratteri che si vedono, diciamo, da un editor, sono caratteri che vengono registrati nei file a livello di byte. I file Unix registrano il fine linea con un LF, che è un line feed. Pensate a un file di testo come una macchina da scrivere. Line feed significa riporta la macchina da scrivere all'inizio della pagina, mentre, scusate, line feed significa vai alla riga successiva, diciamo, mentre Windows utilizza carriage return e poi line feed, quindi prima riporta la macchina da scrivere all'inizio della riga corrente e poi va giù di una riga. Tutto questo per dire che questa differenza a volte può creare problemi, ma Git se ne prende cura in maniera completamente trasparente, al massimo vi dà un warning. Quindi se collaborate tra persone che usano Windows e persone che usano Linux, Git memorizza con questa impostazione, che è il default, memorizza i file come vorrebbe Linux, e poi, se li volete vedere su Windows, rimette i caratteri che piacciono a Windows alla fine del file, in modo da garantire la compatibilità tra i due sistemi. Quindi, piccola nota tecnica, ma in realtà non dovete fare nulla di pratico, però ci tengo che lo sappiate, soprattutto perché su Windows potreste vedere un warning legato a questo, che ci sono i filinini in un certo modo, ma Git li memorizzerà in un altro modo. Allora, init
Il primo comando che vi mostro, a parte quello della configurazione, è init. Il comando init serve a inizializzare un repository Git, quindi a dire a Git che vogliamo cominciare a tracciare un progetto con Git. Quindi io vi consiglio, adesso lo faccio anche io, di creare nel punto del disco dove volete, su Windows a volte ci sono dei problemi di permessi, ho scoperto, quindi vi consiglio di creare una cartella in C, cioè proprio C due punti, la cartella di lavoro, perché altrimenti, almeno io ho avuto qualche problema a volte con i permessi di scrittura in alcune cartelle, anche se dovevano essere del mio utente. Poi magari se a voi non capita va meglio così. Quindi, una cartella. Una cosa. Sì? Io ho già creato una repository in una cartella. Mm-hmm. Si può creare qualsiasi repository in qualsiasi altra cartella, giusto? Sì, preferibilmente non una dentro l'altra, diciamo. No, in una cartella separata dello stesso livello. Sì, 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 si possono tenere quanti progetti Git si vuole. Ecco, io ne avrò almeno 30 sul mio computer, quindi non c'è nessun problema. Mkdir, ad esempio, Git Tutorial. Cd, Git Tutorial. Quindi ho creato una cartella, potete creare la cartella da interfaccia, se siete più comodi è indifferente, ecco. Io sono abituato così, faccio così. Se no potete copiare pari pari i comandi che sto facendo e va bene lo stesso. Su PowerShell, su CMD non va bene lo stesso perché i comandi sono diversi. Su Git Bash e su PowerShell dovrebbe andare bene. Ok, quindi ho creato una cartella dove inserirò il mio progetto. Non ve l'ho detto esplicitamente, ma Git funziona con qualunque linguaggio di programmazione, perché in realtà Git non interessa cosa state scrivendo, l'importante è che siano file di testo e non file binari. Gestisce anche file binari, ma dei file binari vede solo se è cambiato rispetto a prima, ma non riesce a analizzarli veramente bene. Mentre file di testo, qualunque linguaggio, qualunque cosa state scrivendo, ha Git. Quindi dicevamo, ho creato una cartella, sono entrato in questa cartella, inizializzo il repository di Git. Con git init, opzionalmente git init punto, ma è il default, quindi non serve. E vedete che Git mi dice, ho inizializzato un repository Git vuoto nella cartella. Questo significa che da adesso questa cartella è un repository Git, quindi comincio a tracciarne la storia. E se state usando Git Bash dovreste avere qualche indicazione, non bella come la mia perché ZSH è molto bello, ma comunque dovreste avere anche un'indicazione sul branch che state usando, che probabilmente per voi potrebbe chiamarsi master e non main, ma è indifferente. Poi se arriviamo ai branch vediamo perché si chiama master o main, semplicemente che è una convenzione che è cambiata, ma alla fine è un nome qualsiasi, ecco. È il nome di default, ma non ha un significato particolare. Il secondo comando che vi mostro è git status, e se vi ricordate una sola cosa dall'incontro di oggi vorrei che vi ricordaste questo git status. Git status è il comando che vi informa sullo stato del repository in quel momento, e vorrei che ve lo ricordaste per il semplice fatto che spesso git status vi fornisce delle indicazioni su come procedere. Tantissime volte colleghi o studenti eccetera mi chiedono cosa fare, e se avessero scritto git status e avessero letto cosa dice git status ci sarebbe scritto esattamente lì. Git status è molto molto bravo a suggerirvi dei possibili comandi che hanno senso per quello che state facendo, quindi soprattutto agli inizi, finché non vi impratichite, vi consiglio di usare git status molto molto spesso per avere suggerimenti su come procedere. Quindi cosa ci dice git status? Dice che sono sul branch main, per voi potrebbe essere master, non ci sono ancora commit, non abbiamo ancora registrato nulla nella storia del progetto, e non c'è neanche nulla di cui fare il commit, non ci sono file in questa cartella, quindi non c'è niente da fare, ecco. Ok. I primi comandi per cominciare a utilizzare Git sono questi, add e commit. Con il comando git add diciamo a Git
di cominciare a tracciare un file. Anche se noi abbiamo detto a Git che questa cartella è la cartella del progetto e vogliamo tenere la storia, dobbiamo comunque essere espliciti su quali file vogliamo inserire nel progetto. Potrebbe essere che ci siano dei file comunque in questa cartella, ma che non vogliamo che vengano inseriti nel progetto. Quindi git add e poi il nome del file o il percorso che punta al file ci permette di dire a Git che deve cominciare a tenere traccia di questo file. Non lo registra ancora permanentemente, e dico permanentemente un po' tra virgolette perché per cose che forse vedremo, però non diciamo ancora a Git di creare un commit, quindi di registrare permanentemente la storia del progetto all'interno del repository, diciamo solo che deve tenere d'occhio un certo file. Quindi vi invito a creare un file nel modo in cui siete più pratici. Io uso touch, che è il comando di Linux per creare un file da riga di comando, un file vuoto. Quindi lo posso anche apro Visual Studio Code in questa cartella. Ritrovo il mio mouse. Ok, mi ingrandisco un po'. Ok, ho aperto giusto la cartella. Se non siete molto pratici di riga di comando, a volte fare le cose da riga di comando può essere un po' fuorviante, quindi vi voglio far vedere da un altro punto di vista in cui magari siete più abituati che cosa sta succedendo. Sono nella cartella che ho inizializzato con Git, ho creato un file vuoto che si chiama first.txt perché è il mio primo file. Se lo volete creare col tasto destro di Windows o qualunque altro modo, ecco, ho creato un file, qualunque modo per creare il file va bene. No, allora, grazie che me l'ha ricordato perché ho dimenticato di dirlo. La cartella .git che è stata creata, che dovrebbe essere una cartella nascosta, è la cartella che contiene tutti i file che servono al funzionamento interno di Git. Nel 99,9% dei casi non va toccata. Poi può essere interessante anche scoprire come funziona, che cosa c'è dentro, però non va modificata in alcun modo. Quindi solo a fianco, diciamo, della cartella Git, a fianco della cartella.git, ho creato un file first.txt. Se eseguo adesso git status mi dice delle cose interessanti. Mi dice sempre che sono sul branch main o master, mi dice sempre che non ci sono commit, ma mi dice che c'è un file non tracciato. E vedete quello che vi dicevo prima, che git status suggerisce cosa fare. Mi dice usa git add, nome del file, per includere il file nel prossimo commit. Facciamo quello che ci viene suggerito, quindi aggiungiamo il file con il comando git add. Git add, nome del file. Altra indicazione, sempre se non siete molto pratici di linee di comando, il tasto tab vi permette di autocompletare un comando o il nome di un file. Quindi se scrivete F e poi premete tab, qualunque shell state utilizzando dovrebbe completare il nome del file first.txt, perché ce n'è solo uno. Se ci fosse un'ambiguità, magari vi chiederebbe cosa fare. Questo per evitare a sbagliare a scrivere, che è uno degli errori più frequenti anche per chi lo fa tutti i giorni. È cambiato lo stato del repository, adesso che abbiamo aggiunto il file, e git status ci dice che ci sono dei cambiamenti di cui fare il commit, da registrare permanentemente nella storia del progetto. In particolare a questo nuovo file first.txt, che è il cambiamento da registrare. Più tecnicamente, ve lo dico se magari ne sentite parlare, quello che abbiamo fatto è aggiungere questo file a un'area cosiddetta di staging. L'area di staging è il posto in cui Git tiene le modifiche che non sono ancora state registrate permanentemente nel repository, ma stanno per essere registrate nel repository con il prossimo commit. Quindi quando faremo il prossimo comando, git commit, git prende tutto quello che abbiamo aggiunto nell'area di staging con git add e lo registra permanentemente nella storia del repository. Quindi se sentite parlare di area di staging, l'area di staging non è nient'altro che questo.
l'area che contiene tutti i cambiamenti pronti per essere inseriti nel commit. E come si inserisce un cambiamento nell'area di staging? Con il comando git add. Il prossimo comando che vi farò vedere è git commit, ma prima di farvelo vedere vorrei soffermarvi un attimo su che cos'è un commit. Allora, possiamo pensare a un commit come un'istantanea dello stato del progetto. Quindi un commit contiene un riferimento allo stato dei file delle cartelle del progetto in quel momento, anzi, tecnicamente solo ai file, e poi e dove sono, e quindi di conseguenza ricava le cartelle, ma comunque la struttura di file e cartelle del progetto con quello che c'è scritto dentro in quel momento, quindi il contenuto. Ma l'hash crittografico che vi dicevo prima, lo SHA, che viene calcolato, non viene calcolato solo in base alla struttura del progetto. Contiene anche altre il commit contiene anche altre informazioni, che sono l'autore di questi cambiamenti, con la data e ora in cui vengono registrati, un messaggio che deve descrivere i cambiamenti fatti, il committer, che nel 90% dei casi è la stessa persona dell'autore, ma in alcuni casi avanzati potrebbe essere una persona diversa, cioè qualcuno potrebbe star facendo il commit di cambiamenti fatti da qualcun altro, quindi di cui l'autore è qualcun altro, e poi un commit contiene un puntatore, potenzialmente, a 0 fino a n commit genitori. Di solito il commit genitore è 1, perché la storia è lineare. Nel caso del primo commit, che è quello che stiamo per fare, non contiene nessun genitore, perché non c'è nessun commit precedente. Nei casi, ad esempio, di commit merge, come quello che abbiamo visto, che riuniva le storie, due storie parallele, i genitori sono 2, per esempio. Dato questa cosa dell'hash crittografico, un commit è immutabile. Cambiare anche solo uno di questi parametri cambia l'hash identificativo del commit, quindi cambia il commit. Per git sono due commit completamente diversi, anche se contengono gli stessi contenuti, se cambia anche solo la data in cui viene effettuato, sono due cose completamente diverse. D'altra parte, se un commit contiene il puntatore al suo genitore e quel commit contiene il puntatore al suo genitore e così via ricorsivamente, se due persone hanno lo stesso commit, siamo sicuri che hanno anche tutta la storia in comune, perché l'hash crittografico ci assicura di questa cosa. Sappiamo che quel commit è fatto così a quell'hash e ha un puntatore al genitore, che è fatto sicuramente così a quell'hash ha un puntatore al suo genitore e così via. Quindi se abbiamo un commit in comune, abbiamo tutta la storia precedente in comune, quella successiva non si sa. Ok, veniamo all'aspetto pratico. Un commit va fatto aggiungendo necessariamente un messaggio, vi dicevo. Il messaggio deve descrivere il contenuto di quel commit, che cosa stiamo facendo, che cosa stiamo cambiando nel nostro progetto. Il messaggio può essere passato con il parametro meno m, seguito appunto dalla stringa del messaggio. Quindi, git commit meno m add my first empty file. Non c'entra tanto con git, ma vi consiglio sempre di lavorare in inglese, di scrivere codice in inglese, di fare commit in inglese, perché non sapete mai come si potrà evolvere il progetto e se poi ci deve guardare qualcun altro. Mi sono capitati molti casi in cui ho messo mano a codice con commenti in francese, tedesco, cinese. Insomma, quello non mi è ancora capitato. Però insomma, vi consiglio sempre di registrare queste cose in inglese, che non si sa mai chi poi verrà a collaborare al vostro progetto. Ok, leggiamo cosa ci ha detto Git dopo che abbiamo fatto questa operazione. Ci ha detto che siamo sul branch main. Questo è il root commit, quindi è il primo commit del repository senza genitori. E ha preso un hash di 40 caratteri, la cui abbreviazione, i primi 7 caratteri che di solito bastano, è F8BE65E. Per voi ovviamente sarà diverso. E poi ha un messaggio che è aggiungi il mio primo file vuoto. Git mi dice anche che è cambiato un file,
ma non ci sono né inserimenti né cancellazioni. Questi inserimenti e cancellazioni non si riferiscono tanto ai file quanto alle righe di testo all'interno dei file. Visto che il mio file è vuoto, ho comunque inserito 0 righe. Ho inserito il file, c'è anche sotto, modalità di creazione del file first.txt, ma nessuna riga. E se adesso eseguo git status di nuovo, sono sul branch main o master, non ho nulla da committare, l'albero di lavoro, quindi la cartella di lavoro, è pulita. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo registrato permanentemente nella storia del repository lo stato del progetto in questo momento. Questo progetto adesso contiene un solo file vuoto, però abbiamo registrato che al giorno 28 febbraio alle 7.30 il mio progetto era così. E l'hash crittografico mi assicura che non cambi, che questa cosa non possa essere modificata a posteriori. Vi faccio anche notare che a questo punto questo commit diventa il nuovo punto di partenza. Quindi Git non mi dice più c'è un file, perché Git adesso mi comunicherà le differenze che aggiungo a partire da questo punto di partenza. Il commit diventa il nuovo punto da cui rilevare eventuali modifiche, eventuali differenze. Sì, certo. Delle richieste di status in particolare? Non credo. Credo di no. Tiene traccia di alcuni cambiamenti, dopo, se c'è tempo lo vedremo, di alcuni comandi particolari per poter ripercorrere i propri passi, ma dei comandi che effettivamente fanno delle cose. Git status non fa nulla, vi mostra solo lo stato del repository, quindi. Piccola nota, se il parametro meno m viene omesso, Git apre l'editor di default che avete inserito, e se non ne avete inserito nessuno, probabilmente l'editor di default è Vim, che è un bellissimo editor di testo, ma non è proprio il più approcciabile per chi non è molto pratico. Quindi, infatti, la pagina di Stack Overflow con più visualizzazioni è come si fa a uscire da Vim, e ovviamente si esce con esc://q.esclamativo/invio. Però insomma, quindi, se non siete pratici di Vim, vi consiglio o di cercare, è molto facile, come si inserisce un altro editor di testo. Potete usare Visual Studio Code, come l'ho settato io, potete usare Notepad++ su Windows, potete usare tante cose, ovviamente altri editor da riga di comando, ad esempio Nano, oppure potete semplicemente dare il messaggio di commit sempre così in riga. Abbiamo visto due comandi che ci permettono di descrivere già un piccolo flusso di lavoro. Add e commit sono l'unità minima per fare qualcosa con Git. Quindi come si lavora con Git a livello più basilare? Si fanno delle modifiche al progetto, si aggiungono queste modifiche all'area di staging con Git add, e poi si confermano e si inseriscono permanentemente nella storia del repository con Git commit. Questo è il flusso di lavoro più semplice con Git. Questo schema è uno schema un po' riassuntivo di quello che potrebbe sembrare di nome, in realtà abbiamo già visto, almeno in parte. Quindi, seguiamo lo stato di un file in questo schema. Il file inizia come untracked, quindi non tracciato, come il nostro file. E poi posso aggiungere il file. Quando lo aggiungo, questo file arriva direttamente nell'area di staging. E quando io faccio commit, ultima freccia in basso, questo file diventa non modificato. Perché diventa non modificato? Perché il commit crea un nuovo punto di partenza. Quindi rispetto a questo nuovo punto di partenza il file non è modificato. Oppure posso, e adesso lo facciamo, fare delle modifiche al file, quindi il file diventa modificato. Aggiungo le modifiche a questo file nell'area di staging, quindi diventa staged, e poi nuovamente posso fare commit. Questa ultima freccia, remove the file, può essere un po' fuorviante, perché in realtà la rimozione di un file, c'è una slide solo su questo, è una modifica come le altre, come una modifica creare un file, se il file era nel progetto,
è una modifica anche rimuoverlo. Quindi quella modifica andrà aggiunta con git add e poi confermata con git commit. Quindi proviamo a fare un commit, un secondo commit di prova. Quindi prendo il mio file e ci scrivo dentro qualcosa. Sono andato alla webcam. Scusate, non so perché non si vede più la webcam. Ok, sono così. La webcam del mio portatile non è altrettanto potente, ma spero che vada bene lo stesso. Sono andato appositamente a capo proprio per avere qualche riga in più, perché Git in realtà lavora riga per riga. Questo lo vedremo meglio man mano che andiamo. Quindi ho fatto delle modifiche, ho salvato il file, torno sulla riga di comando, git status, adesso mi dice ci sono dei cambiamenti che non sono stati ancora aggiunti all'area di staging. E poi mi dà due suggerimenti. Puoi usare git add per aggiungere il file all'area di staging, quindi al prossimo commit, oppure puoi usare git restore per scartare i cambiamenti che hai appena fatto al file e riportarlo allo stato precedente. Si sente ancora? Sì. Quindi anche se la telecamera non funziona più, l'audio della telecamera funziona ancora. Magia. Ok. Quindi facciamo git add del nostro file. Git add, possiamo specificare anche più file, oppure possiamo specificare una cartella e allora prende tutti i file contenuti nella cartella anche ricorsivamente, tutte le cartelle contenute in quella cartella e così via. Quindi il comando più, più esteso che posso dare è git add punto che prende tutti i file contenuti tutti i file, tutte le cartelle e sottocartelle contenute nella cartella punto, che è la cartella in cui mi trovo in quel momento. Però vi consiglio, soprattutto agli inizi, di andarci un po' piano con il git add punto, perché potreste prendere dentro file che non volete. Quindi meglio specificare i file che voglio prendere e essere sicuri. Sì? La cartella corrente, sì, questo DOS, Windows e Linux è un po' una standard universale. Il punto la cartella corrente e punto punto la cartella superiore. Creiamo il nostro secondo commit con lo stesso comando, git commit meno m, specifico che cosa ho fatto. Add some lines to my file. Ho aggiunto delle righe al file. Scusate, ho visto le domande da web solo adesso. Allora, insertions che cosa vuol dire? Ok, anche se l'ho vista in ritardo, in realtà è ricapitato, quindi è un ottimo momento per parlare, per parlarne. Allora, leggiamo cosa ci ha detto. Siamo sul branch main. Questo è un commit normale, non è un merge, non è un root commit come quello di prima, che era il primo. Ha preso l'hash di 8bf95a0. Il messaggio è aggiunte delle righe al mio file. Un file è cambiato, tre inserimenti, cioè tre righe. Io ho inserito tre righe nel file, infatti. Ho inserito tre righe nel mio file. Quindi gli inserimenti e le cancellazioni sono le righe di testo che sono cambiate rispetto a prima. In particolare per Git non esiste la modifica di una riga. Se una riga viene modificata, in realtà è una riga cancellata e una nuova riga inserita. Ok, commit, parliamo un attimo dei commit. Quando si dovrebbe fare commit? In teoria, poi qua nella pratica a volte diventa difficile da seguire, però vi spiego il mondo ideale e poi si cerca di arrivare a questo punto il più possibile.
La regola, la linea guida più che regola, è commit early, commit often. Quindi fare commit presto e fare commit spesso. I commit dovrebbero essere piccoli, frequenti e atomici. Atomici significa che devono contenere tutte e soli i cambiamenti legati a una certa funzionalità. Quindi se sto facendo una pagina web, il commit legato a quella pagina web deve contenere, ad esempio, HTML, CSS e JavaScript, tutti nello stesso commit. Ma non deve contenere un cambiamento che, mentre giravo per i file, mi sono accorto che quella funzione era scritta con la maiuscola invece di essere scritta con la minuscola, e allora l'ho cambiata lì nel momento. Quello è un altro commit in cui registrerò il fatto che ho cambiato la formattazione di un qualcosa. Questo anche perché Git serve a tenere la storia del progetto, fare dei commit atomici e significativi ci permette di ripercorrere più facilmente la storia del progetto perché alcuni cambiamenti sono stati fatti. E ci permette di rintracciare le origini di un bug e potenzialmente tornare a uno stato precedente del progetto. Si può invertire le modifiche fatte da un commit e quindi tornare a come era il progetto prima. Idealmente un commit dovrebbe portare l'applicazione da uno stato funzionante A a uno stato ancora funzionante B. Quindi non si dovrebbero fare commit su un progetto che è rotto. Il lavoro è a metà e va finito. Ecco. Poi appunto queste sono linee guida, non è una regola ferrea. Ecco. Però l'atomicità del commit si riflette anche nel messaggio. La prima riga del commit, adesso noi abbiamo fatto commit, messaggi di commit di una sola riga, ma in realtà possono essere multiriga. La prima riga di un commit dovrebbe essere o 50 o 80 caratteri a seconda della convenzione. Personalmente 50 lo trovo un po' restrittivo, però insomma, se si entra a collaborare su un progetto che utilizza quella convenzione, va rispettata quella convenzione. E molti tool prevedono una lunghezza massima, e se il messaggio è più lungo, semplicemente ci mette dei puntini e non ve lo mostra. La prima riga è un po' come l'oggetto di una mail, quindi è privilegiata. Deve riassumere i cambiamenti fatti e poi eventualmente nelle righe successive possono essere spiegati i dettagli del perché per come è stato fatto un commit. Quindi questo che vedete è un messaggio di commit che spiega come si fanno i messaggi di commit. Prima riga, breve, qua dice massimo 50 caratteri, poi del testo più esplicativo se necessario. I messaggi di commit anche qua sono convenzioni. Andrebbero scritti l'imperativo, quindi correggi il bug, non ho corretto il bug o questo corregge il bug. È del semplice testo, quindi si può formattare un po' così, semplicemente con un trattino. Non è markdown, non è niente. Spesso si inserisce anche un riferimento magari a un issue tracker, quindi a un GitHub, GitLab, Jira, qualcosa che se lo usate, insomma, si può inserire. E spesso gli strumenti poi lo leggono, strumenti automatici che vanno a vedere queste cose. Cercate di tenere i vostri messaggi di commit significativi, anche se si ha la tendenza a degenerare, a dire sì, vabbè, dai, tanto poi mi ricordo. Cercate di tenere i messaggi significativi come i primi e non gli ultimi di questo XKCD. Cancellare un file è ancora una modifica come le altre. Scusate, salto questa parte, tanto ve l'ho già detta, non è così significativa. Vorrei fare delle cose magari più interessanti. Prima abbiamo visto, quando abbiamo fatto git status, che esiste anche il comando git restore, e adesso magari lo proviamo. Git restore è un comando che vi permette di ripristinare, prima di fare il commit, semplicemente riportare un file allo stato precedente. Se avete fatto le modifiche per provare, le modifiche magari non vanno bene, non sono quello che non funzionano, voglio tornare a come ero prima, posso usare il comando git restore. Ovviamente, attenzione, possibile perdita di dati, se effettivamente nel file avevate scritto delle cose significative e poi fate git restore, quelle sono perse. Quindi, proviamolo. Adesso io aggiungo un paio di righe da cancellare con restore,
salvo, vado sul terminale, git status. Ovviamente, come prima, mi dice che c'è un cambiamento non pronto per il commit. Posso aggiungere questo file oppure posso eseguire git restore per scartare le modifiche nella directory e quindi ripristinare il file allo stato dell'ultimo commit. Lo faccio git restore per txt e se torno sull'editor, le righe che ho inserito sono sparite perché il file è stato ripristinato allo stato precedente. Vi faccio vedere, giusto per curiosità, che non è sulle slide, ma è sempre il comando restore, se io in effetti aggiungo queste modifiche, sempre prezioso git status, mi dice che ci sono delle modifiche di cui fare il commit, il comando per rimuoverle dall'area di staging, quindi fare l'inverso dell'add, è questo git restore meno meno staged. Git restore meno meno staged first. Adesso ho fatto l'inverso dell'add, quindi questo file non è più nell'area di staging, ma non è stato modificato, le modifiche ci sono ancora, e a questo punto git status mi dice quello che diceva prima, se vuoi scartare anche le modifiche dal file, git restore di nuovo, senza l'opzione meno meno stage. E adesso il file è tornato come era prima, all'ultimo commit. Quindi un'altra possibile utilizzo di git è fare delle prove. Se va bene si fa il commit, se non va bene è molto facile tornare indietro. Soprattutto con molti studenti mi è capitato spesso di vedere delle situazioni in cui il file funzionava, ma poi ho provato a fare delle cose, ma adesso non mi ricordo più come era prima. Con git queste situazioni non dovrebbero succedere. Ok, prima vi ho raccontato, sì? Per il restore può andare solo, cioè io posso andare dietro solo di l'ultimo passo, oppure cioè, dell'ultima modifica, o gli posso dare un punto diverso? Gli si può dare anche in realtà dei punti diversi. Tutti questi comandi hanno tantissime opzioni che sono spiegate nel manuale, che è leggibile, ma non è la cosa più comprensibile del mondo. E vi ho mostrato la funzionalità più semplice, però in teoria potete dirgli di ripristinare lo stato del file ad un certo punto in un altro commit o cose un po' più avanzate, sicuramente. Per queste cose qui, che non vengono affrontate, insomma, perché sono un po' più avanzate, comunque la documentazione di Git non è comprensibilissima perché è un po' tecnica, ma ci sono tanti esempi. Quindi almeno quello si riesce ad usare. Allora, vi ho raccontato prima che non tutti i file vanno sempre inclusi nel progetto, che è uno dei motivi, quantomeno, per cui si devono aggiungere esplicitamente con git add e non vengono automaticamente tracciati appena inseriti nella cartella. Quali possono essere questi file che non si vogliono condividere, non si vogliono registrare nella storia del progetto? Innanzitutto file con password e altri dati sensibili. Quelli non vanno mai inseriti nella storia del progetto, perché se anche poi fate un altro commit per toglierli, rimangono nella storia del progetto e se una persona sa come si usa Git, li va a riprendere. Quindi non vanno mai proprio inseriti, non va mai fatto un commit con... E poi rimuovere un commit, rimuovere un file da un commit precedente è un'operazione un po' difficile, si fa, però meglio non farlo fin dall'inizio. Altri file che potrebbero non... che non si devono inserire sono file di configurazione che magari sono diversi per ogni installazione. Ci sono alcuni applicativi che magari hanno bisogno di un file di configurazione che punta alla mia cartella o alla tua cartella, che sono percorsi diversi, e quindi non va tenuto un file nel repository, altrimenti ogni volta che io lo uso lo sovrascriverei, poi l'altra persona lo usa e lo sovrascrive di nuovo e così via. Ognuno si tiene il suo fuori dal repository. File di cache, file compilati, se lavorate in un linguaggio compilato, i compilati non vanno inseriti nel repository, solo il codice sorgente. File di cache uguale, non vanno inseriti nel repository, va inserito solo il codice sorgente. Stessa cosa per file di log, non vanno inseriti nel repository. Altri file non attinenti al progetto, quindi su Windows abbiamo ThumbsDB,
su Mac c'è il file DS Store, oppure molti editor creano una cartella .idea se usate PyCharm o altri editor della JetBrains, e VS Code se usate appunto Visual Studio Code, ce n'è anche uno per Visual Studio e basta. Insomma, tutti questi file che non vanno inseriti, se non ci fosse un altro modo, dovreste tenerveli lì e ogni volta che fate git status vi viene mostrato c'è questo file, lo vuoi aggiungere? C'è questo file, lo vuoi aggiungere? Allora, c'è uno strumento che ci permette di ignorarli per sempre, che è il gitignore. Il file.gitignore è un semplice file di testo che contiene, uno per riga, i file da ignorare, anzi meglio, i pattern da ignorare. Vi mostro degli esempi. Se sto lavorando in C, probabilmente voglio escludere tutti gli header precompilati, quindi tutti i file, asterisco significa qualunque file che termina con GCH oppure con PCH. Se sto lavorando in Node.js e non voglio tenere traccia dei log, probabilmente voglio scrivere dentro al gitignore quelle quattro righe per ignorare la cartella logs, immagino che sia una cartella, tutti i file che si chiamano .log, tutti i file che si chiamano npm debug.log qualcosa. Se sto lavorando in Python, non voglio la cartella PyCache o i PYC, che sono dei semicompilati di Python e cose simili. Il gitignore non è nient'altro che un file di testo. Nel caso, visto che è abbastanza ripetitiva la cosa, su GitHub trovate degli esempi. Vediamo se riusciamo ad andarci. Su GitHub trovate degli esempi di gitignore già semicompilati, che poi dovrete sempre aggiungerci qualcosa di vostro, di solito. Però a seconda del linguaggio, del framework che state usando, qua ci sono alcune dei gitignore con le cose più comuni. Quindi se lavorate in Android, se lavorate in C++, se lavorate in, non so, Clojure, non conosco nessuno che lavori in Clojure, ma insomma ce ne sono tanti. Alcuni non sono linguaggi, sono framework, tipo Godot, se non sbaglio è un framework. Alcuni non sono linguaggi, ma sono IDE, ad esempio c'è Progetto Visual Studio, se non sbaglio, qui da qualche parte, c'è Unity, c'è Unreal Engine, insomma ce ne sono un certo numero, cioè qua Visual Studio, eccolo. Quindi se ne apriamo uno a caso, vedete che è un semplice file di testo con questi pattern, zoom ancora un po', di file da ignorare, e poi il commento anche del perché, ecco, perché si stanno ignorando. Proviamo a farne uno noi. Quindi, sul terminale, crea un file password.txt, touch password.txt, dove inserisco la mia password, che mi serve per accedere al mio programma. Ho creato questo file, la mia password. Quindi questo file ho scritto la mia password. Questo file non deve mai finire per nessun motivo nel repository. Però vedete che git status me lo suggerisce. Oppure se facessi un git add punto lo prenderei dentro. È facile sbagliarsi. Allora cosa posso fare? Posso creare un file che si deve chiamare .gitignore. Mi raccomando il punto. Su Linux il fatto che il file si chiami .gitignore, quindi che il nome inizi con punto, lo rende automaticamente e inevitabilmente un file nascosto. Su Windows questa cosa non è vera, nel senso che di solito i file nascosti iniziano col punto, ma in realtà il fatto che un file o una cartella siano nascosti o meno è un booleano indipendente dal nome. Ma comunque ho creato il file gitignore, ce l'ho qui, e in questo file gitignore posso semplicemente inserire il nome del file che voglio ignorare, quindi password.txt. Avendo inserito password.txt nel gitignore, Git non mi proporrà mai più di inserire il file password.txt dentro il repository. Vedete che con git status mi viene suggerito di inserire gitignore e il file gitignore va inserito nel repository. Ma password.txt non mi viene più suggerito.
Addirittura? Sì, anche a me. Questo è giusto. Il gitignore va inserito nella storia nel repository. Addirittura, se io provo forzatamente a inserire il file password, Git mi dice i seguenti path, i seguenti percorsi sono ignorati da uno dei tuoi file gitignore. Ce ne possono essere più di uno. Password txt. Se proprio vuoi inserirlo anche ignorando il gitignore, devi fare git add-f. Ma io suppongo che tu ti sia sbagliato e quindi non l'ho inserito, perché altrimenti non avresti scritto quello che hai scritto nel gitignore. Quindi non l'ha fatto. E va bene. Aggiungiamo il gitignore e facciamo un commit. Quindi punto gitignore e git commit meno m add gitignore. Ok, giusto per ricapitolare di nuovo, abbiamo fatto un commit sul branch main o master. Questo commit ha preso un hash che inizia con 0b81b21 per me, è cambiato un file, è stata inserita una riga e c'è un file nuovo che prima non c'era, che è appunto gitignore. Domande? Dubbi? Fin qui? Sono cose non chiare? Sembra che stiamo andando bene. Ok, quindi finora abbiamo prodotto 3 commit, però finora abbiamo solo prodotti. Adesso vi faccio vedere un paio di comandi per cominciare ad esplorare retroattivamente la storia che abbiamo prodotto. I comandi principali per esplorare la storia sono 2. Git log e git diff. Git diff non fa solo quello, ma fa anche quello. Git log, in particolare, log è il diario di bordo, no? Il git log vi permette di vedere tutti i commit che avete fatto nel repository, o quantomeno nel branch corrente. Git log è un comando molto potente, con molte opzioni possibili. Proviamo a usarlo nella sua forma più semplice, quindi semplicemente scrivendo git log, e vedete che mi vengono mostrati i miei 3 commit. Il più recente è in alto, quindi commit con l'hash intero, tutti i 40 caratteri. Quell'indicazione head freccia main per ora la lasciamo un attimo da parte. L'autore, la data e il messaggio. Poi secondo commit, hash, autore, data, messaggio. Terzo commit, hash, autore, data, messaggio. Questo è less, non mi ricordo se lo fa anche su Windows, ma se vi trovate in questa schermata per uscire è Q. È semplicemente un visualizzatore di paginatore, anzi, di file. E quindi git log ci permette appunto di vedere i commit. Finché ne abbiamo 3 va anche bene, ma i progetti reali ne hanno a volte anche centinaia di migliaia, o milioni, in casi più estremi. E quindi questa visualizzazione prende molto 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 spazio per ogni commit, prende 6 righe, 7 righe. Allora, il primo parametro che fa molto comodo avere è one line, non online, ma one line, una riga. Git log meno meno one line, come dice il nome, ci mostra un commit per riga, quindi molto più sintetico. Quindi vedete, e ci mostra il hash abbreviato, solo i primi 7 caratteri. Finché date a Git, anche nei vostri comandi, magari successivamente, quando dovete dare l'hash di un commit, se ne date anche 4 o 5, finché non c'è ambiguità, Git capisce. Quindi per questo che viene mostrato l'hash abbreviato. Quindi vengono mostrati gli hash abbreviati e solo i messaggi, niente autore, niente data e così via. Può andare anche bene. Tra i due estremi, secondo me, c'è una via di mezzo migliore. Ma appunto vi dicevo che git log mostra ha tante opzioni per personalizzare l'output che viene mostrato. Git log online è una. Ci sono anche dei filtri che si possono inserire, ad esempio max count uguale 2 mostra solo massimo 2 commit. Autore uguale nome mostra solo i commit di quell'autore. Oppure since 5 minutes ago mostra i commit fatti negli ultimi 5 minuti. E così via, insomma, ci sono vari filtri.
Se si trova un formato che piace particolarmente, è possibile creare un alias. L'alias è semplicemente un nome più memorabile per un comando che altrimenti sarebbe un po' lungo da scrivere tutte le volte. Io, devo dire il vero, non l'ho creato io questo comando, l'ho trovato su una delle risorse che poi vi consiglio anche in fondo alle slide, alla fine delle slide, credo che fosse Git Immersion. Comunque, io ho trovato questo formato, che è gitlog --prettyformat, quella roba lì, ma visto che scriverlo tutte le volte che voglio usarlo è un po' proibitivo, mi sono creato un alias. L'alias è hist, per history ovviamente, e quindi facendo questo comando git config --global alias hist e poi il comando, potete copiarlo se avete accesso alle slide, è un po' più facile che digitarlo a mano. Facendo questo, ogni volta che io scrivo sul terminale git hist, in realtà sto scrivendo git log --prettyformat, eccetera eccetera. Vi faccio vedere come viene la visualizzazione. Secondo me è un buon compromesso tra git log e git log one line. Si vedono gli hash dei commit, la data, il messaggio, l'autore, più compatto di prima, ma con più informazioni rispetto a one line. Inoltre c'è una funzionalità che adesso non si vede perché non abbiamo più branch, quindi si vedono solo degli asterischi come primo carattere di ogni riga, ma in realtà quello sarebbe il disegno di varie branch che si intersecano. Adesso c'è un solo branch, quindi non si interseca niente. Io mi trovo bene con questo formato, se trovate un altro con cui vi trovate altrettanto bene, ecco, nessun problema ad utilizzarlo. Sorvolo su che cosa fanno tutti i singoli parametri, potete eventualmente leggerlo. E quindi git log è il comando principale di riferimento per esplorare la storia di commit, però vediamo solo i commit con i messaggi. Git diff, invece, è il comando che ci permette di vedere le differenze nei file riga per riga. Anche il comando git diff è molto potente, ha un sacco di opzioni possibili. Io ve ne mostro solo alcune, per le altre cose rimando necessariamente alla documentazione. Ci sono anche tante tante risorse su Git. Allora, cosa fa git diff? Proviamolo senza specificare nessun parametro, quindi solo git diff. Se lo faccio adesso non mi mostra nulla. Non mi mostra nulla. Git diff senza parametri mi mostra la differenza tra lo stato del progetto per come era l'ultimo commit più l'area di staging e quello che c'è nella cartella. Mi spiego con un esempio. Se adesso scrivo qualcosa, magari in first.txt, per git diff, per uscire da quella visualizzazione sempre Q, sempre l'S. Okay, ho aggiunto due righe a questo file giusto per. Adesso faccio git diff, ecco che ho qualcosa. Mi viene fatta la differenza tra il file first.txt allo stato A precedente e il file first.txt allo stato B. In particolare, quello che prima c'era. Scusate, fatemi anche cancellare una riga così si vede anche qualcosina in più. Ok. Con i meno vengono evidenziati i contenuti del file che sono stati eliminati e con il più vengono evidenziati quelli che sono stati aggiunti. Anche in rosso e in verde, quello non per tutte le ide, non in tutte le occasioni, ma il meno e il più sono le cose più significative. Quindi rispetto all'ultimo commit, più area di staging, che adesso non c'è niente, io ho cancellato queste due righe e aggiunto queste altre due righe. Perfetto. E questa è già una funzionalità abbastanza utile. Eventualmente è uno dei pochi motivi per cui magari uso tool grafici. Questo, ad esempio, è il diff mostrato da GitHub, dall'interfaccia di GitHub. Oppure potete vedere anche che sulla mia IDE vengono mostrati con una barra verticale, oppure con una freccia rossa, oppure con questa linea spezzata.
il fatto che delle righe siano state cancellate, aggiunte, modificate, eccetera, eccetera. Quindi è sempre git diff, tutte quante si basano sotto sotto su git diff, sono visualizzazioni alternative della stessa cosa. Ma git diff ci permette di vedere anche molto molto di più. In generale ci permette di fare un paragone tra due set di dati qualsiasi. Basta inserire un riferimento al primo set di dati, punto punto, riferimento al secondo set di dati. Questi possono essere branch, possono essere commit, possono essere quasi qualunque cosa. Per ora proviamo con due commit. Quindi vorrei vedere le differenze, le righe che sono state inserite, modificate o tolte dal primo commit che ho fatto all'ultimo. Come faccio? Per prima cosa devo prendermi gli hash di questi commit. Allora, il commit, ognuno avrà i suoi, quindi vi invito a prendere i vostri. Per me il commit più vecchio è F8B e il commit più recente è 0B8. Con un po' di autocompletamento con il tab, F8B e 0B8, git diff, ho già dimenticati, F8B, punto punto 0B8, con questa scrittura io vedo, la mando un attimo su, perché vedo che non si vede così in basso, con questa scrittura io chiedo a git diff di farmi vedere le differenze che sono intercorse tra il commit F8B, che era il primo, e il commit 0B8, che è l'ultimo. Quali differenze sono intercorse? È successo che prima non c'era niente dev null e poi c'era un file git ignore, quindi è stato creato un file git ignore e dentro c'è scritta una riga sola che è password.txt, mentre prima c'era un file first.txt che però era vuoto e adesso ci sono scritte qualche parola per il mio primo commit. Quindi riga per riga git mi fa vedere cosa è successo in ogni singolo file. Eventualmente, se non volete ricordarvi, questo sulle slide non c'è, ma ve lo dico perché a volte ricordarsi gli hash dei commit è un po' noioso, ci sono delle scorciatoie. Una di queste scorciatoie è la seguente. Non vi ho ancora detto che cos'è head, ma per ora vi dico soltanto che questa scrittura head con gli accenti circonflessi ci porta indietro di tre commit. Così andrà indietro di un commit, quindi commit precedente, due commit fa, tre commit fa, quattro commit fa, cinque commit fa, adesso non ce li ho tutti questi commit, però faccio così, vedo la stessa cosa che vedevo prima. La differenza tra due commit fa e il commit su cui sono adesso. Tra poco vediamo bene che cos'è head, però per ora head è un puntatore al commit su cui mi trovo, circa. Quindi eventualmente questa è una scrittura per evitare di doversi ricordare l'hash del commit. Vi faccio notare un'ultima cosa, che se io queste righe le aggiungo, quindi adesso ho modificato il file, con git diff vedo la differenza, ma adesso le aggiungo e provo a vedere la differenza di nuovo, non c'è più, perché git diff, quello senza parametri, mi mostra la differenza tra quello che c'è nella cartella e quello che c'era nell'ultimo commit più area di staging. Per vedere quello che io ho messo nell'area di staging, c'è un parametro particolare che è meno meno staged. E allora vedo che cosa ho messo nell'area di staging. Git diff meno meno staged mi permette di vedere quello che ho inserito nell'area di staging. Riflettendo se vale la pena fare revert, che secondo me alla fine nella realtà si usa molto molto poco, visto che abbiamo poco tempo, salto revert. Ah, reset, un altro comando che vi mostro, git reset. Per spiegarvi git reset vi devo appunto spiegare che cos'è head un pochino meglio. Allora, vorrei che immaginaste che il vostro repository sia come un nastro, come di un'audiocassetta.
E quindi head è proprio la testina che legge quel nastro. In particolare è un nastro formato ovviamente da commit, come in questa slide. Quindi la mia testina va commit per commit, si sposta, ogni volta che faccio commit si sposta un po' in avanti e legge questo nastro che è la storia del mio repository. Head è dove io mi trovo con il repository in quel momento, sia per quanto riguarda il commit, sia per quanto riguarda il branch, quindi anche su quale traccia mi trovo di queste tre ramificazioni alternative. Head è il branch e il commit su cui io mi trovo in questo momento con il mio repository. Quindi head, accento circonflesso, è il commit genitore di quello in cui mi trovo adesso. Head con il doppio accento circonflesso è il commit genitore del genitore di cui mi trovo adesso, così via. Git reset prende questa testina e la sposta da un'altra parte. Quindi io ho tutte le modifiche sul mio repository, posso dire a Git, aspetta, torna indietro. Git reset senza parametri non fa danni particolari perché mantiene i contenuti dei vostri file, quindi possiamo vederlo in azione. Anzi, faccio il commit di queste due righe modificate giusto per avere un altro po' di storia, per rendere l'esempio un pochino più interessante. Questi messaggi di commit sono perché questi cambiamenti non hanno senso. Vi prego, scrivete dei messaggi di commit più significativi di quelli che sto facendo in questo momento. Dicevamo, la mia storia adesso ha 4 commit. Voglio tornare al commit, al secondo commit, 8BF per me. Git reset 8BF tab, viene autocompletato l'hash del commit. Cosa è cambiato? Guardiamo intanto da code lo stato della cartella. Nella cartella non è cambiato nulla. Tutti i file sono rimasti esattamente come erano prima. Ma a livello di Git è cambiato tutto, perché se faccio gitist, io adesso ho solo 2 commit nella mia storia. Gli altri 2 commit sarebbero nel futuro, ma io non posso vedere nel futuro. Io posso vedere solo il passato con Git. E vedete che la mia head adesso punta a questo commit qua. Quello a riferimento head freccia main significa che mi trovo sul branch main, che per voi potrebbe essere master, e si trova su questo commit qua. Gli altri 2 commit sono spariti. E quindi tutti i file che prima, all'epoca di questo commit, non c'erano, quindi le modifiche a first.txt e il file gitignore, mi vengono mostrati come modificati o addirittura nuovi. Perché Git è tornato indietro nel tempo e questi file per lui adesso sono di nuovamente nuovi. Non sono neanche in staging, sono proprio sconosciuti, come se li avessi appena modificati. Perché sono tornato, è come se le modifiche sono nella cartella, ma io fossi tornato a 2 ore fa e quindi non ho mai fatto nient'altro oltre il secondo commit. Per dire. È quello che chiedeva lui per tornare a un punto. Adesso vi faccio vedere anche il secondo comando. Allora, per tornare indietro posso recuperare l'hash dell'ultimo commit che ho fatto, che è qui, quindi B0B, git reset B0B, e sono tornato alla situazione di prima con i 4 commit. Git reset senza parametri non fa danni. Git reset meno meno hard può fare danni, perché con l'opzione meno meno hard vengono modificati anche i file nella cartella. Quindi potreste perdere delle informazioni utili. Potreste. C'è un modo per recuperarli, ma potreste. Quindi proviamo a farlo. Git reset meno meno hard. Il hash del commit era sempre 8BF per me, oppure head con 2 accenti circonflessi, accenti circonflesso,
Ok. Fatto git reset, sono tornato indietro di due commit. Cosa è successo? È successo che il file git ignore è sparito. Il file password txt c'è ancora, perché era ignorato dal git ignore e quindi non è stato toccato da git. Il file first txt è tornato a com'era, a quel commit lì. Quando avevo appena inserito, appunto, qualche parola per il mio primo commit. Che poi era il secondo. Quindi git reset meno meno hard ha anche adeguato i file nella cartella del progetto per rispecchiare lo stato che lui si aspettava con quel commit lì. Posso farlo anche sull'ultimo commit eventualmente. Posso farlo di nuovo, git reset meno meno hard b0b, git reset meno hard b0b, che era il quarto commit che abbiamo fatto oggi. E con git reset meno hard b0b io mi ritrovo il mio file git ignore e il file first con le modifiche che ho fatto nel quarto commit. Quindi git reset normale sposta solo la testina del repo, quindi il head, in un certo punto del repository. Git reset meno meno hard adegua anche i file e si potrebbero perdere delle modifiche se erano preziose, se andavano conservate, ecco. L'abbiamo appena visto. I commit che vengono dereferenziati da qualunque branch, da qualunque cosa, ad un certo punto vengono cancellati. Git tiene gli oggetti che non sono più referenziati da nessun branch commit per circa 2 settimane, quindi di tempo per recuperare le cose ne avete. Però ad un certo punto c'è un processo di garbage collection e i commit e gli altri oggetti che non servono più vengono rimossi. Allora, spesso mi viene chiesto anche, oddio, ho incasinato il repository, termine tecnico, mi si è incasinato il repository, come faccio? Ad esempio ho fatto un git reset meno meno hard, non ho più l'hash del commit, l'ultimo, non mi ricordo, come faccio? Quello che vi accennavo prima, quando mi è stato chiesto se git tiene traccia dei movimenti che vengono fatti, esiste un comando che si chiama reflog. Reflog è appunto un log non del progetto, ma delle operazioni che ho fatto io sul mio computer, sul progetto. Quindi dei comandi significativi che ho fatto. Proviamo a vederlo. Git reflog. Quindi vedete che si legge sempre dal basso verso l'alto, il più recente in alto. Ho fatto un commit, ho aggiunto il mio primo file vuoto. Ho fatto un altro commit, sono add chiocciola 6. Ho aggiunto delle righe. Add chiocciola 5, ho aggiunto il git ignore. Add chiocciola 4, ho modificato first txt. Poi ho fatto reset, poi ho fatto reset, poi ho fatto reset, poi ho fatto reset. Quindi vedete che io qui ho i riferimenti sia agli hash dei commit, sia alle operazioni che ho fatto. Ed eventualmente posso usare questi riferimenti per tornare indietro. Quindi ad esempio, se io volessi tornare a uno stato precedente, potrei fare git reset meno meno hard head chiocciola 2, chiocciola 3, chiocciola 6, per tornare allo stato a 6 stati fa, per come è descritto nel reflog, insomma, a quella riga lì del reflog. Quindi qua sono tornato al secondo commit, esatto. Adesso il reflog mi dice che ho fatto di nuovo reset. Posso fare git reset meno meno hard add chiocciola 1 per tornare a dove ero un secondo fa. E dovrebbe essere tutto a posto. Infatti, ok. I miei file ci sono tutti, i contenuti sono stati ripristinati. Domande sulla parte che abbiamo visto, un po' esplorazione, maneggiare la storia, tornare indietro o tornare avanti. Tutto chiaro? Ok. Ho fatto una domanda. Sì? Vedo anche che c'è una domanda in chat. Vai. Allora,
qua teniamo traccia praticamente di righe di testo, comunque di cose così, ma sì. Io che lavoro ad esempio parecchio con dei PLC, quindi un insieme di tipo 500-600 file sparsi, perché chi l'ha pensato lo scimpanzé mongolette, e tutti racchiusi in varie cartelle sotto cartelle, lì a seconda di chiunque sia, abbia partecipato al progetto, si è creato un suo ambiente. Come faccio a tenere traccia di tutta sta roba? Cioè, devo tenere tutta la cartella o... Perché è tutta roba che poi alla fine mi viene restituita compilata, presumibilmente, non con una riga abbastanza identificativa. Cioè, il tuo file sorgente, in teoria, dovrebbe essere leggibile, ma è leggibile solo da un suo ambiente. Quindi non è un testo esplicito, magari in binario, chissà chi. Questo non lo so, perché Git appunto opera con dei file di testo e file binari, fa vedere che è cambiato rispetto a prima. Ad esempio, se si fa un sito web e si mette delle immagini, l'immagine può cambiare, ma non fa vedere riga per riga che cosa cambia, perché non avrebbe neanche tanto senso. Se facessi il Visual Studio, con il file sorgente vedo dove modificare il codice, ci risalgo. Con roba già mezza masticata e così via, forse diventa poco utilizzabile. Sì, sinceramente non saprei rispondere nel dettaglio, nel senso che Git è fatto per dei file di testo codice sorgente, non è fatto più di tanto per dei file compilati. Poi li tiene dentro, però non fa vedere le differenze riga per riga, non li decodifica in nessun modo. Ecco. Poi gestire solo la parte di versionamento. Sì, esatto. E aiutare fondamentalmente a salvare i dati più velocemente. Sì, potenzialmente sì. Dal punto di vista invece della quantità di file, Git è estremamente performante anche rispetto ad altre alternative. Non l'ho detto all'inizio, però Git di fatto ha vinto se c'era mai stata una guerra, diciamo, tra vari competitor di versionamento, Git ha vinto, non c'è nessun altro. Se si inizia un progetto nel 2023, si usa Git, non esiste altro sistema di controllo di versione, a meno che non sia un progetto legacy, che allora si porta dietro tutta una serie di cose, tipo Firefox stesso non viene ancora sviluppato su Git, perché hanno tutta una serie di tools sviluppati sul loro sistema di versione, quindi se li portano dietro, ok. Però un progetto nuovo, direi che... Ma Git lavora anche su Android oppure no? Git legge dei file di testo. Su Android si scrivono dei file di testo, Java o Kotlin o altro. Su Android, sul mio cellulare, Questo non l'ho mai provato, ma credo di sì, perché è Linux, alla fine Android. Quindi immagino di sì. Credo che ci siano anche delle app per farlo, ma non mi sono mai addentrato, devo dire. Quindi... A livello di contenitore, e il contenuto è rappresentato dalla hash, se sbaglio. Non è che va a guardare dentro il file. Sì, va a guardare dentro i contenuti del file. L'hash è un indicatore di quello che c'è dentro il file, ma poi lui salva il file. Sì, lui salva il file, però c'è da fare una ricerca delle differenze. Se guarda se l'hash è cambiata, e ci guarda dentro, o... Sì, nel senso, perché se l'hash, se il file è cambiato... È cambiato. Sì, quindi... Al di là di come lo fa proprio a livello molto basso, no, sicuramente la magari della domanda. No. Io non lavorandoci, nessun problema. Allora, vedo anche una domanda in chat che è: non mi è chiaro se il file gitignore sia per vederlo io, perché ho bisogno del commit. Allora, il file gitignore tendenzialmente adesso stiamo lavorando in locale da soli, diciamo, quindi è comunque un file del progetto e va committato, e poi è utile quando si lavora in team avere un gitignore condiviso che ignora tutto per tutti, se no ognuno si dovrebbe creare il suo, magari alcuni si sbagliano, eccetera, eccetera. Invece fai gitignore, è parte integrante del progetto e va quindi condiviso come un qualsiasi file. Ecco, quindi anche quello ha bisogno del suo commit, perché va inserito nella storia del progetto per essere registrato. Ecco. Spero di aver risposto. Allora, come siamo con i tempi? Dov'è? Lia, come siamo 20, con i tempi? 25. Riusciamo a fare anche un po' di questa parte di branching e merging? Ok. Non vedremo i remote, ma in realtà è più di quello che speravo di fare. Ok,
Finora abbiamo lavorato su un solo branch, che è main oppure master. Cosa sono i branch? I branch, appunto, significa ramo in inglese, sono ramificazioni della storia del repository. Quando è che creiamo un nuovo branch? Principalmente ci sono, possono essere vari motivi. C'è tutto un approfondimento da fare su vari tipi di workflow che Git vi mette a disposizione, diciamo. Però in prima battuta, nella versione più semplice di utilizzo, un branch si crea per isolare il proprio lavoro da quello degli altri, o anche non da quello degli altri, ma semplicemente per isolare il proprio lavoro dal cosiddetto branch principale. Il branch principale solitamente rappresenta uno stato stabile dell'applicazione, magari addirittura lo stato in produzione, in utilizzo dell'applicazione, crea un branch per cominciare a costruire delle nuove funzionalità, correggere dei bug, fare del lavoro. Nel momento in cui, quindi isolo il mio lavoro dal progetto, dalla storia principale. Nel momento in cui io completo il mio lavoro, faccio i miei, in questo caso, 3 commit, nel branch che si chiama feature, faccio il mio lavoro e ad un certo punto posso riunificare queste le storie del branch principale, main, e del mio branch feature, su cui io ho costruito una nuova funzionalità. Storicamente il branch principale, appunto, si chiamava master, da vari anni si preferisce il termine main, che è un po' meno carico di significati dei schiavo e padrone, insomma, in inglese soprattutto. È molto sentita questa cosa, quindi si preferisce branch principale, non branch padrone, diciamo. Ok, quindi proviamo a fare un paio di branch. Il comando git branch, scritto così senza nessun altro parametro, ci permette di vedere tutti i branch che esistono nel nostro repository. Se voi lo eseguite, dovrebbe esserci un solo branch, main oppure master. Se invece scrivo git branch qualcosa, creo un branch che si chiama qualcosa. Per esempio, possiamo creare un branch che si chiama my feature, dove andremo, git branch my feature, dove andremo a sviluppare una nuova funzionalità per la nostra applicazione. A questo punto, io sono ancora su main, come mi viene suggerito da ZSH, ma come posso anche verificare con git branch, che mi evidenzia il branch main, o con git status, che mi ricorda che sono sul branch main. Quindi per spostarmi sul branch my feature, il comando è git switch. Se guardate dei post, soprattutto su Stack Overflow o altri, su alcune risorse, trovate spesso checkout. Checkout è il comando che si usava prima, si usa ancora pienamente supportato, non è deprecato, ma faccio questa nota adesso che secondo me è interessante. A proposito di atomicità dei commit, no? Atomicità anche dei comandi. Un comando dovrebbe fare una cosa bene. E la documentazione di git checkout dice switch branches or restore working tree files. E capite bene che queste due cose, cambiare branch e ripristinare dei file, sono due operazioni separate e che quindi magari starebbero bene in due comandi differenti. Quindi, soprattutto a scopo didattico, diciamo, da 2019, git checkout, le funzionalità di git checkout sono state divise nei comandi git restore, che abbiamo visto per ripristinare un file o uno stato precedente, e git switch, che invece si occupa di cambiare branch. Git checkout esiste ancora, non è deprecato, funziona. Quindi se trovate dei comandi, dei post che vi consigliano di fare git checkout, funziona, però vi insegno git restore e git switch, e utilizzo anche io git restore e git switch perché li trovo anche più chiari, insomma, come suddivisione dei compiti. Torniamo indietro. Abbiamo creato un nuovo branch, spostiamoci su questo branch con, appunto, git switch. L'abbiamo fatto, perfetto, e con git branch confermo che adesso sono sul branch my feature. E con git status anche posso confermare che sono sul branch my feature. Quando io creo un branch, di default,
crea un branch a partire da quel punto in cui mi trovo. Quindi in questo momento, a parte il nome, il branch main e il branch my feature sono identici, hanno gli stessi commit, gli stessi contenuti e non hanno nulla di diverso. Infatti, se guardo la storia, mi viene detto, guardate quell'indicazione dove è scritto head, che head punta my feature, cioè la testina del mio repository, adesso si trova sulla ramificazione my feature. Ma anche il branch main in realtà si trova qui, perché il branch my feature in questo momento è una copia esatta di main, non abbiamo fatto nessuna operazione, e quindi si trovano tutti a quel commit lì. Abbiamo appena staccato il branch, ma ci troviamo tutti al primo commit che qua viene identificato come common base. Allora, facciamo dei cambiamenti, quindi facciamo un commit, e poi vediamo il prossimo comando. Uscire. Quindi inserisco magari un file nuovo, second.txt. Touch second.txt. Ci scrivo dentro qualcosina. Nuovo file. Perché creato su my feature, perfetto. Buona pratica lasciare una riga vuota. Questa è una stupidaggine, però Git ve lo dice: non c'è la riga vuota alla fine del file. Quindi metto la riga vuota alla fine del file. Ok, git status ci dice che è stato aggiunto un nuovo file. Devo aggiungerlo. Cioè, è stato creato un nuovo file, non è ancora tracciato finché non lo aggiungo. Git add per aggiungerlo. E poi? Se avessi fatto un nuovo git switch per tornare al main, non avrei visto però questa caratteristica adesso, del second txt. Adesso non l'abbiamo ancora committato, quindi git avrebbe provato a portarselo dietro, ma adesso lo vediamo. Ah, facciamo un commit, add a second file. Perfetto. Abbiamo fatto un commit su my feature, quindi my feature è andato avanti e main è rimasto indietro. Main è rimasto al commit che per me è B0B, my feature è andato a un nuovo commit ECA. E per rispondere proprio alla domanda, se adesso faccio git switch main, a parte che la storia contiene nuovamente solo 4 commit, eventualmente io posso specificare di quale branch voglio vedere la storia, quindi posso sempre fare git is my feature e vedere la storia di my feature invece che di main, però il file second.txt su main non c'è. No, ma è il default se non viene configurato nelle impostazioni. Quindi il file second.txt esiste solo sul branch my feature, su main non esiste. Torno su my feature con git switch. Anche tutti questi switch vengono registrati sul reflog con il nome di checkout, ma vengono registrati. Molto bene. Io ho fatto tutte le mie funzionalità e adesso la mia funzionalità nuova è finita. Voglio riportare questa cosa su main. Il comando per riportare le modifiche fatte sul mio branch isolato è merge. Merge significa un po' unire, fondere. Se necessario, non sempre è necessario, in questo caso non sarà necessario, adesso vi spiego perché, Git potrebbe creare un nuovo commit che si chiama merge commit per riconciliare le storie dei branch. Sempre del main, o... Adesso lo facciamo. Quindi devo tornare appunto su main perché devo portare delle modifiche su main, quindi mi devo posizionare su main. Git switch main o master. Dopodiché git merge nome del branch che voglio
unire. L'operazione di merge è unidirezionale. Io porto my feature su main, non sto portando anche main su my feature. Cosa ci dice? Ho fatto git merge my feature, quindi ho portato su main le modifiche fatte su my feature. Ci dice che ha aggiornato main, che prima era il commit b0b, adesso è commit eca, e ci ha detto che questa operazione è un'operazione di fast forward. È stato aggiunto il file second.txt con due righe aggiunte, ok. Che cosa significa fast forward? Questo schema che usa master invece di main e hotfix invece di my feature, però questo schema ci mostra esattamente la situazione di un merge fast forward. Un merge fast forward è semplicemente un merge in cui le storie non sono diventate divergenti. Mentre in questo caso, mentre io lavoravo su feature, qualcun altro ha lavorato su main e quindi le storie sono diventate divergenti e le devo riunire, nel nostro caso nessuno ha lavorato su main mentre io ho fatto i commit su my feature. Quindi le storie non sono diventate divergenti, i branch sono quasi letteralmente dei cartellini, dei puntatori che puntano a un commit, git ha preso il puntatore master e l'ha fatto puntare al nuovo commit, ma non ho dovuto fare nessuna operazione particolare perché non c'era niente da riconciliare. Provo a mettermi velocemente nella situazione invece di un merge non fast forward. E poi rispondo anche alla domanda che ho visto adesso in chat. Come faccio a mettermi nella posizione di non fast forward? Adesso sia main che my feature si trovano nello stesso punto, di nuovo, perché ho fatto il merge. Sono my feature diversi. Quindi vado ad esempio nel file first.txt, anzi, così con la scusa vi spiego anche i conflitti. Alla fine del file first.txt scrivo sono su main, faccio un commit, git add first.txt, git commit meno m, commit on the main branch. Quindi ho fatto una modifica sul file first.txt e ho fatto commit. Mi sposto su my feature. Su my feature questo commit che abbiamo appena fatto non c'è. E infatti sul file first.txt non c'è scritto commit da main. Sono su main, anzi. Sono su my feature. Lo scrivo e faccio un commit per questo git add first.txt git commit meno m commit on my feature on branch my feature. Ok, riepilogo cosa ho fatto. Sul branch main ho fatto un commit inserendo alla fine del file first.txt le parole sono su main. In parallelo, sul branch my feature ho fatto un commit inserendo alla fine del file first.txt le parole sono su my feature. Quindi adesso le storie di my feature e di main sono diventate divergenti, perché secondo my feature dopo il commit ECA c'è il commit B6C. Secondo main, dopo il commit ECA, che hanno in comune, la base comune, dopo quel commit c'è 450. Quindi, torniamo su main, giusto perché di solito si fa il merge su main e non viceversa, anche se non è detto, e riprovo a rifare il merge di my feature. Ci troviamo esattamente in questa situazione qui, descritta dalla slide. Per cui è avvenuto del lavoro su main e nel frattempo è avvenuto del lavoro anche su my feature, in parallelo.
Allora, se il lavoro fatto su main e il lavoro fatto su main feature va a modificare file diversi o anche lo stesso file ma in punti diversi, Git riesce a riunire le modifiche in maniera automatica, crea quello che si chiama un merge commit, appunto, e va tutto bene, non dobbiamo fare nulla. Invece io sono andato apposta a modificare lo stesso file nello stesso punto e quindi ho generato quello che si chiama un conflitto. È un po' più avanti nelle slide. Un conflitto si ha durante alcune operazioni come il merge o il rebase che non abbiamo visto, quando due persone in parallelo modificano la stessa riga dello stesso file. Vediamo cosa ci ha detto Git. Ci ha detto: provo a fare l'auto-merge, quindi l'unione automatica di FirstTXT, conflitto, il merge automatico è fallito, aggiusta i conflitti e poi fai commit del risultato. Guardiamo che cosa c'è scritto nel file, anzi prima ancora guardiamo git status. Git status ci dice che ci sono dei file che non sono mergiati. Siamo in uno stato un po' particolare, siamo in mezzo a un merge che non è concluso. Cosa possiamo fare? Possiamo fare git merge meno meno abort per dire no, scusa, mi sono sbagliato, i conflitti sono troppo difficili da risolvere, torniamo indietro. Oppure posso aggiustare i conflitti e fare git commit. Quali sono i file che sono andati in conflitto? Questo first.txt e git mi dice sempre, a proposito di fate git status, leggete quello che vi dice, vi suggerisce di fare le cose bene, usa git add per marcare la risoluzione del conflitto. Andiamo a vedere il file. Questo me lo colora, io non voglio che me lo colori giusto perché questo fa già troppe cose. Vorrei, quindi lo apro un attimo in gedit, che non mi colora nulla. Qua. Ok, questo è il file di prima, ma senza tutta la colorazione dell'IDE, che voglio che vediate proprio cosa succede per davvero nel file. Allora, Git mi ha inserito questi indicatori, le frecce da una parte, gli uguali, le frecce dall'altra. Cosa mi sta dicendo? Mi sta dicendo che secondo head, quindi secondo il branch in cui mi trovo, secondo main, in questa riga qua, ci dovrebbe essere scritto sono su main. Ma invece secondo my feature, secondo il branch che sto mergiando, in questo posto qui, ci dovrebbe essere sono su my feature. E Git non sa scegliere, perché non sa quale ci va veramente. Cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo eliminare queste indicazioni che ci dà Git, che servono solo a noi per capire dov'è il conflitto, e dopodiché bisogna aggiustare il file. Poi come si aggiusta il file dipende da dove si trova il conflitto. Magari bisogna tenere solo una dei due, magari questa è una lista di URL, quindi vanno tenute tutte e due. O magari una terza opzione, non vanno tenute nessuna dei due, bisogna fare qualcos'altro ancora. Quello dipende molto dalla logica del programma che state affrontando. Io magari quindi vado a scrivere sto facendo il merge su main. Salvo. Torno sul terminale. Cosa devo fare adesso? Me l'ha già detto git status. Ho risolto il conflitto, devo fare git add per marcare la risoluzione del conflitto. E adesso chiedo di nuovo a git status cosa fare. Sei sul branch main, tutti i conflitti sono stati risolti, ma sei ancora in mezzo all'operazione di merge, fai git commit per concludere il merge. Allora, vi fermo un attimo prima di fare git commit, perché sennò si apre Vim, dopo mi chiedete tutti come si esce da Vim. Quindi, git commit, adesso lo faccio io. Un'operazione di merge ha un messaggio predefinito, che è merge branch, e tutto il resto è commento, quindi poi non viene effettivamente salvato. Quindi potete fare così, se sapete come si esce da Vim, potete accettare questo nome predefinito. Ho detto una stupidaggine perché non so se in effetti si può dare git commit meno m anche in questi casi. Provate eventualmente a dare git commit meno m e a dargli voi un messaggio in modo che non si apra Vim. Se si apre Vim, giusto per uscirne in breve tempo, esc, due punti, q, punto esclamativo, enter, per uscire da Vim.
Ah, si può. Ok, va bene. Sono sempre... Ho avuto brutte esperienze con gente che non riusciva a uscire da Vim, quindi mi preparo sempre. Mi preparo sempre. Va bene. E quindi adesso abbiamo anche risolto un conflitto nel caso che due persone abbiano lavorato contemporaneamente sullo stesso file. Ok, rispondo alla domanda da chat, che è possibile mergere un branch creato su un server di test sul main presente in un server di produzione? Allora, sì, è possibile. I due repository si devono vedere. In realtà sarebbe ben non creare o fare modifiche né sul branch, né sul server di test, né sul server di produzione, come best practice, diciamo. Ma se si è fatto, adesso noi non abbiamo lavorato con i remotes, però fin tanto che un repository vede l'altro, un repository è remoto dell'altro, si può fare fetch per prendere i branch e poi si può mergere da un branch all'altro, quello sicuramente. Giusto, non le affrontiamo perché adesso si fa un po' tardi, ma ci sono anche qua sulle slide i comandi principali per lavorare con i remote. I remote sono copie del repository, copie del progetto in altri posti, dove altri posti possono essere GitHub, GitLab, un mio server, un'altra cartella sullo stesso computer, ovunque. E i comandi principali per lavorare in questo modo sono git push per inviare le mie informazioni, git fetch per informarmi sullo stato del repository sul server remoto e git pull per informarmi e anche prendere e tirare dentro sul mio repository le modifiche avvenute sul server remoto. Giusto, ve lo accenno giusto flash perché non abbiamo tempo di affrontarlo, ma se, ripeto quello che ho detto all'inizio, questo è anche un po' un incontro conoscitivo per capire anche quanto interesse c'è a queste tematiche. Se queste sono cose che vi interessano, non è assolutamente un problema fare un secondo o un terzo incontro per approfondire alcuni temi su Git o su altri argomenti affini, ecco, che facciamo. Quindi io lascerei un spazio alle domande, se ce ne sono. Anche da chat. Guarda, nel senso che forse usando Windows magari non sono riuscito a creare il file nel formato corretto. Allora, Windows di default nasconde l'estensione dei file, quindi è possibile che si sia creato un file con un'estensione, ma che non viene visualizzata. E quindi magari il file davvero si chiama .gitignore.txt, ma viene mostrato solo .gitignore da interfaccia. Non so se magari quello è il problema, però tiro a indovinare. No, il fatto è che il problema non tiene conto dell'esclusione che praticamente è stata specificata all'interno del file. Quindi è la mia password. Sì. Lì ho il problema, o è semplicemente un errore di battitura, o il file non si chiama esattamente gitignore, o non si trova all'interno del repository, di solito, perché dovrebbe prenderlo automaticamente, però senza vedere. Io su Windows faccio un file anche non nascosto, però chiamato di... Sì, non è importante che sia nascosto, è importante solo il nome. Esatto, importante il nome, senza estensione ovviamente. Sì, dovrebbe prenderlo. E dentro, all'interno, ci si scrive il nome del file. Esatto. Senza nessun altro carattere? Non servono altri caratteri. Si possono scrivere altri caratteri, ma non servono. Vengono presi in considerazione per fare dei pattern particolari, ma se si scrive il nome del file, quello è il nome del file, va bene. Ho fatto un po' di capitura, io magari devo disintare. Quando sai che IDE sia questo, che client sia questo? Questo è Kraken, forse? Non lo so. Non so, oppure mi hanno parlato di Source3. Sì, Source3, sì, ok, quello dell'Atlassian. Source3 della Atlassian. Per l'utilizzo ambito aziendale, desktop, Windows. Sì, io consiglio Git Kraken, che è il mio, cioè, non li uso perché uso le righe di comando, però se dovessi usarne uno userei Git Kraken. Git Kraken ha un'interfaccia veramente user friendly. E anche la versione gratuita ha un sacco di funzionalità. Però poi va bene, insomma, quello con cui uno si trova bene. Una domanda, dal punto di vista di utilizzo su server Linux, eccetera, io
una configurazione dove ho la cartella principale, ad esempio cliente, all'interno di questa cartella ho n progetti. Dal punto di vista di accessibilità a queste cartelle, si possono o si devono impostare dei permessi particolari per ogni cliente, tipo ad esempio l'utente può accedere solo a quella tipologia di cartelle e non ad altre? Allora, riguardo ai permessi, non è una cosa di cui si occupa Git nello specifico, se ne occupano eventualmente servizi tipo GitHub, GitLab o altri, ad esempio se ne vuoi ospitare uno sul tuo server, si chiama ForgeJo. Scrivo qui, ForgeJo, che è un fork di GT che è morto perché si è dato alle criptovalute, quindi è morto, e la comunità ha forcato quello che prima si chiamava GT, scritto così, scritto GT, come te, l'ha forcato in ForgeJo, sono perfettamente compatibili l'uno con l'altro per ora, perché è letteralmente la copia con il branding diverso. Quindi installazione su un server su un server proprio, sì. Questo, oppure cioè GitLab, però questo è pienamente free open source. GitLab è un po' free open source, ma anche no, ma anche, ma anche usa Google molto spesso, insomma. Questo è più open source di GitLab. Poi GitHub è ancora meno open source di GitLab, se vogliamo andare in classifica. Dipende da quello che ci fai e da cosa ti serve esattamente. La gestione dei sorgenti di le cose base ce l'hanno tutti okay. GitHub, GitLab, eccetera. Sono molto sono un po' diversi quando vai sulle funzionalità più avanzate, che hanno meno a che fare magari con Git nello specifico e più con, ad esempio, continuous delivery, continuous deployment, gestione di permessi molto avanzata, cioè più di puoi pushare, non puoi pushare, puoi vedere, non puoi vedere. E allora cominciano ad esserci le differenze. Se ti serve solo come versionamento, magari qualche issue, qualche merge request, sono tutti uguali, da quel punto di vista. Altre domande, dubbi, risposte? Allora, c'è qualcosa in chat. Grazie per complimenti sulla lezione. Se fate la seconda puntata ci sono. Sul conflitto, è solo cancellato i suggerimenti dal file dal main? Che altri modi ci sono per risolvere un conflitto? Perché quando ho eseguito il git commit non capisco cosa fa, perché mi ha scritto error. Allora, error è significativo poi cosa c'è scritto dopo error, se no faccio fatica ad aiutare. Per risolvere un conflitto, sì, bisogna andare su tutti i file su cui è presente un conflitto e le frecce che inserisce Git vanno tolte perché non sono codice sorgente, quindi poi eventualmente finirebbero nel codice sorgente, quindi vanno sicuramente tolte, e poi va ripristinato il file allo stato che vogliamo mantenere. Dopodiché si fa git add e git commit. In ogni caso, appunto, vi ricordo, la cosa più importante che voglio che vi ricordiate, se vi ricordate solo quella, di fare git status quando non siete sicuri, perché git status vi suggerisce cosa fare in ogni punto, in ogni momento, in ogni situazione. Quindi ancora più di ricordarsi i comandi si ricordano col tempo e con l'utilizzo, ma git status ve li ricorda sempre. Ok, grazie mille.